da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Qui Studio Voi Stadio, buonasera, benvenuti. C'è un nome incredibile che sta per infiammare ancora una volta il mercato della Juventus, pazzesco, il nome del centrocampista, vi dico il ruolo che tra poco vi sveleremo. Allegri non si accontenta del mercato fatto fino a questo momento e sta pressando per questo nome. L'avevamo già fatto in passato, è tornato di strettissima attualità. Dobbiamo parlare ovviamente anche dei problemi del Milan, dell'Inter che deve decidere cosa fare con Skriniar. Ne parliamo con Leonardo Martinelli, ciao Leonardo, buonasera. Benvenuto. Lapo De Carlo. Buonasera, bentrovati. Mimmo Pesce, ciao Mimmo. Buonasera, buonasera. I problemi del Napoli anche con Osimhen, sembra aver fatto pace con Spalletti, tu ci credi? No. No. Andiamo anche a Torino da Luca Momblano, ciao Luca. Ciao Stefano, saluto a tutti. Allora, tra poco tutta la verità in retroscena su questo nome bianconero, quando oggi l'ho ascoltato sono quasi caduto dalla sedia per l'importanza dell'acquisto da parte dei bianconeri, che evidentemente non si accontentano, a differenza del Milan. Caro Martinelli, qui dobbiamo aprire, partiamo con la verità, perché qualcosa non torna su De Ketelaar. Pronunciato bene stavolta? Bene. Sì, ma fa niente, tanto non arriva. È inutile che siamo qui a imparare i nomi se poi... Allora, quello che, diciamo così, abbiamo raccolto, hanno raccolto un po' tutti, è il Bruges chiede 35 più bonus, il Milan offre 32 più bonus. E allora la prima domanda che vi faccio è: ma è possibile che un giocatore, tra l'altro al centro del progetto, perché dovrebbe essere il trequartista, l'uomo faro del Milan nella prossima stagione, intanto siamo praticamente ad agosto e non è ancora arrivato, mancano solamente 3 milioni, dico solamente perché se ci credi davvero, hai vinto lo scudetto, hai fatto appena adesso un'operazione da 1 miliardo e 2 per vendere la proprietà, la società, e ti fermi per 3 milioni di euro. Posso? Martinelli, parti tu. Allora, prima di tutto, allora, questo che è un giocatore che tutti vogliono al Milan e quindi è un giocatore da prendere. Questa è la premessa, non è uno dei tanti nomi della campagna acquisti che possono venire e possono non venire. C'è unanimità di consensi su questo giocatore, quindi vuol dire che è stato individuato come il giocatore giusto per spendere quasi tutto il budget a disposizione. Qual è stata la gran furbata iniziale? Di fronte a una proposta del Leeds di 37 milioni più bonus, la prima proposta del Milan è stato 20 milioni. Ora ci meravigliamo se i dirigenti del Bruges si siano un attimino, come dire, raffreddati, se non dire stizziti per questo atteggiamento. Poi il Milan ha offerto 25, poi ha offerto 28, sì, poi 28 più bonus. Cioè, neanche quando sei sulla spiaggia di Bibione, che viene il mercante dei tappeti, c'è questo tipo di trattativa. Ricordo anche, inoltre, che uno dei dirigenti del Bruges, e adesso non mi ricordo il nome, ma è un giocatore del Malin, che tanti anni fa... Fece la finale con l'Atalanta? No. Semifinale con l'Atalanta? No, quello non mi interessa. Che tanti anni fa, durante una partita di Champions, ebbe, diciamo così, qualcosa da dirsi con Van Basten, ed è rimasto segnato anche fisicamente per un po' di tempo dopo questo scontro con Van Basten. Quindi può darsi che la vendetta si serva freddissima dopo. Magari la esageri un po'. Quindi, però, tu, insomma, credi magari che no, alla fine... Non esageri un pochino. No, no, ma tu dici che il problema di fondo... Si menarono. Si menarono. Che arrivarono segnato per sempre. Sì, però restiamo... Aveva un occhio così, quindi magari... Però restiamo alla strettissima attualità. Strettissima attualità. E alla trattativa. L'attualità... Allora, io oggi mi è venuto un sobbalzo e ho perso le speranze quando ho sentito qualcuno qua in trasmissione dire: ma il Bruges... Il Milan fa sapere che il Bruges... ha fatto una proposta di X e quando gli è stato offerto X ha conto rilanciato. Sì. Non ci credo. Cioè, io, per te... Io non ci credo, anche perché questa stessa menata l'abbiamo sentita perché sì, uguale. Quindi il Bruges è fermo ai 35 più per me il Bruges è fermo, il Bruges ha fatto la sua valutazione, 35 milioni, lo volete? Bene. È disposto a rimetterci forse un 5 milioni
rispetto al Leeds, ma non di più. Quindi non è vero che ha rilanciato, è che il Milan non è arrivato a quello, ma poi è liberissimo il Milan di non arrivare a 35 milioni. Ma non tutta questa telenovela infinita. Io penso, mi sembra di aver capito che Netflix stia già, sai come sui grandi processi, loro capiscono, sono già intervenuti, fanno la docuserie poi, per questa, la docuserie De Catelar, da Bruges con amore. C'era il film, c'era In Bruges, adesso faremo Out Bruges. Fammi sentire tutti, io capisco le perplessità e anche l'amarezza. No, è l'incazzatura. L'incazzatura. Non la perplessità. Di Martinelli, Lapo e Mimmo. Dunque, ha ragione Leonardo. Io lo sai che non sono molto manicheo, a differenza di Leonardo che è molto bianco, io sono democristiano, bla bla bla, tutte le varie cose. No, io penso che la realtà delle cose sia molto più complessa di come viene descritto. È complessa anche questo. Ma perché sono 20 giorni e pipipipi, sì, che complessità hai ragione, c'è? Ma non è quello, tu guardi il soldo e guardi soltanto, e non è lungi da me dal difendere il dirigente del Milan, devo guardare il titolo di studio, se la mamma è una brava cuoca, cosa devo vedere? Leonardo, però aspetta, se parliamo di, ti ho fatto parlare, dai, facciamolo finire. Se tu parli di soldi e guardi solo il Milan, come se il mondo ci fosse soltanto il Milan, dici caspita. In questo momento abbiamo una situazione mondiale con le squadre non solo italiane ma in tutto il mondo, in tutta Europa, che hanno delle difficoltà enormi. Oggi se vai a vedere una classifica e vai a vedere una grafica delle squadre che spendono e che comunque si preoccupano di andare a fare investimenti, sono solo le inglesi, due spagnole, una tedesca, fine. Siamo una barzelletta. Il motivo per cui tutte le altre non riescono è ancora più grande. Tu che fai questo mestiere, o meglio, ti occupi anche di aspetti legati manageriali ed economico-finanziari, dovete sapere perfettamente, lo sai meglio di chiunque altro, che oggi c'è una sorta di default in cui il calcio, anche se tu fai l'investimento per De Ketelaere di 37 milioni, posto che c'è un regime molto chiaro e molto semplice, oltre a una certa cifra non andiamo. Ma se non puoi permettere, non te lo fai, non lo fai, basta, ma mica sono obbligati a farlo. Non è questione di permettertelo. Il fondo funziona diversamente dal presidente. Cioè, facciamo un esempio, se il posto del fondo... Cioè la Juve... Per prendere Bremer ha detto quanto fa Bremer? Benissimo. Per prenderlo sono 41 più buoni. Però la Juventus ha preso un proprietario riconoscibile che è qui presente in Italia e che non è un fondo lontano lontano, è un proprietario che si prende delle responsabilità. Sento che mi stai per interrompere. Sì, perché devo andare un attimo in pubblicità, ma ripartiamo subito da te, da Mimmo, e con questa notizia su questo nome che riguarda la Juventus. A tra poco. Rieccoci, intanto torno da Lapo, vado da Mimmo e a Torino, ti faccio concludere Lapo. Sì, per dire che in un calcio come quello attuale o si contestualizza tutto il panorama, altrimenti se io parlassi del Milan o di quello che è il mancato acquisto di De Ketelaere, per il quale io tifo non venga evidentemente perché lo stimo molto e perché ritengo che sia un bravissimo giocatore di prospettiva, ma anche per l'immediato può dare un contributo, ma io credo che sia un gran giocatore, se io guardo il contesto generale e guardo solo il Milan, faccio un torto a me stesso. Per questo dico, chiaro che posso essere arrabbiato quanto voglio, ma De Ketelaere costa una cifra che per un fondo di investimento che ragiona con dei paletti rigidissimi... Ho capito, ma allora non arrivi neanche a 32? No! 32-35 fa una differenza... Evidentemente per loro già è troppo. Già perché è troppo loro, 32. Se poi hai un Leeds che offre una cifra di 37 milioni sull'unghia, o di 35 più bonus, e il Bruges è chiaramente più intenzionato. Da una parte c'è una situazione che non doveva proporsi, ed esattamente il problema è l'origine. Il problema che Milan ha avuto non è il fatto che non offra 37 milioni, ma il fatto che ci abbiano impiegato un mese a rinnovare Maldini e Massara, perdendo un treno, che era quello... Io ho fatto un po' come l'Inter non ha chiuso Bremer, e l'Inter ha perso un treno non chiudendo prima, non facendo l'offerta prima. Allo stesso tempo in Milan, continuando a aspettare per De Ketelaere, per tutte le altre operazioni, Renato Sanchez e quant'altro, alla fine, lo sapevamo prima, ha perso un mese di tempo. Tutto qua, alla fine, oggi il Milan si trova in queste condizioni. Mimmo, tu che idea ti sei fatto? Ma scusa, ma Mimmo, ti faccio questa domanda. Ma a giugno, i primi giorni di giugno, quando c'è stato Cardinale a Milano, un miliardo e due, faremo un grande Milan, e dopo andremo a vedere anche le parole di Maldini che dice io sarò la garanzia, se resto è perché... tutte queste parole dove sono rimaste, dove sono finite? Sempre succede, sono parole che poi rimangono al vento, non è che per forza di cosa deve succedere. Voce però, perché sennò non si sente, Alziamo un po' i toni, Cioè bisogna urlare? No, urlare no, però una voce un po' più pimpante, dicendo, per aggiungere, per non ripetere le cose che ho sentito poc'anzi, aggiungo che insomma,
Io fossi anche dei milanisti mi tranquillizzerei un attimino. Stiamo parlando di Ducotelè che oggettivamente non buon è una giocatore. Due cotolette, non una. Se fosse una, dici, vabbè. Se ti dici, non lo conosci nessuno. Un giocatore che non mi sembra che ci sia un'asta col Real, col Barcellona, col Manchester City, col Chelsea. No, non mi sembra. Cioè, l'asta è col Leeds. Cioè, hai capito di chi stiamo parlando? Ora, però io sai capisco che i tifosi l'Epo... del Milan si sono abituati a questi acquisti che poi diventano sì, dei sì, giocatori d'accordo, bravi. Però io fossi loro mi tranquillizzerei, cioè, non è che sto perdendo un treno che non passa mai più, stiamo parlando di un buon giocatore Mimo, ma che non siamo in noi qualche tifosi maniera che l'Epo... lo vogliono il giocatore, certo. E l'area tecnica che ha individuato in lui il va bene, giocatore va bene. Importante, no, io non sapevo nemmeno chi fosse. Ma io qua, che scusa, sono l'area tecnica e individuo in Fausto Luca Mombleno, un calciatore interessante, no, il calciatore, il calciatore non interessante, e ovviamente faccio le mie proposte per portarmi a casa Luca Fausto Mombleno. Ma se nel frattempo mi arriva un'altra squadra e ci può stare nel calcio, cioè mi sembravate un po' delle verginelle come se non avesse visto mai nel calcio questa roba qua, il calcio mercato, sì, è questa roba qua, cioè non è che il milanista ora, Martinelli non farei abbagliare, che possa arrivare in abbagliare Lizza, da Lapo De Carlo che da interista infamone dentro dice sì, beh sì, insomma e fa tutti i suoi bei discorsi di finanza, di altissima dell'economia finanza. Globale. Sì, perché noi operiamo invece nel mondo Topolino. Non ti dimenticare, Leonardo, che lui dentro è interista, quindi lui un po' gode del fatto... Cioè, proprio loro parlano di soldi, poi così... No, ma lui gode del fatto che voi non riusciate a raggiungere un obiettivo, non lo ammetterà mai, evidente. No, no. Però sei molto all'altezza del livello che stiamo raggiungendo, avete scovato... Questo parte caro più, Lepo, caro più ambigua Lepo, questo e sinistra, è vero, questo io godo. Certo, questo è il catch, il catch è fatto di tifo, di controtifo. Guarda di, la Juve che ha preso Brenner all'Inter, fammi sentire anche Momblano cosa ne pensa, poi torniamo in studio. Luca, tu che idea ti sei fatto? Poi è terminata da pochissimo una call, è terminata. Telefonata, come tra Milano e Bruges. Ho detto che l'ha fatta via Skype, per non spendere della bolletta. No. Comunque, è vero. È terminata e quindi abbiamo l'aggiornamento sulla trattativa alle 20:48 minuti. Però Luca, tu dimmi che idea ti sei fatto. No, io ho capito perfettamente, penso che tutti poi alla fine sposiamo la tesi vista da fuori di Leonardo Martinelli, cioè... Non arrivi a 30-32 per poi non fare lo sforzo su un giocatore per il quale, sul quale credi profondamente e soprattutto con il quale hai già probabilmente anche fatto tutto. Almeno vista da fuori sicuramente questo è un paradosso incredibile. Aveva anche ragione in studio chi diceva e sosteneva a questo punto direi di sposare anche questa seconda tesi il fatto che il Milan probabilmente, la proprietà ritiene già questa offerta fuori dai parametri. Cioè, L'Apo dire, dice sono già troppi. È possibile che, anzi io la ricostruisco così, è possibile che una volta capito che non sarebbe arrivato il giocatore, Maldini ha chiesto di poter andare oltre quello che era stato evidentemente concordato con la proprietà. Gli è anche stato detto probabilmente di sì. Maldini l'ha fatto, è arrivato con questa offerta da 30, che è uno sforzo evidentemente importantissimo, che dimostra ancora una volta di più il fatto che il Milan vuole il giocatore, questo è il messaggio che voleva far passare Maldini al Bruges, ha dalla sua il giocatore, ci si è detti col giocatore, facciamo un passo per uno, io posso fare un extra budget, tu vai un po' in rottura con l'ambiente, 2 più 2 fa 4, ma qua per ora questa somma fa 3,5. Io credo personalmente che Maldini troverà il modo per sbrigare la matassa, ma è chiaro che oggi leggevo un milanista, credo in diretta da voi, che diceva nel messaggio sostanzialmente alla fine comunque finisca il Milan esce male.
non è del tutto falso. Quello che però conta a questo punto per Maldini è portare il giocatore. Cioè, nel senso che poi, sì, perché poi col giocatore usciti bene o usciti male, certo, poi se ho il giocatore che voglio cambia tutto. Certo. Cambia davvero tutto, però occhio perché Ziyech spinge per andare al Milan. Tra poco ne parliamo delle alternative. Devo anche dirvi la conclusione della, Sì. No, prima dimmi tu, che poi vi voglio far leggere il passaggio questo, di Maldini. Un discorso in generale, chissà, forse poi una volta Lapo potrebbe essere d'accordo con me. A me non piace assolutamente, in questo caso per il Milan, di sfruttare la sponda del giocatore e del suo procuratore. Cioè, questo fatto che De Ketelaer abbia sposato il Milan e quindi anche il suo procuratore, e quindi in questo modo faccia pressione alla società che l'ha cresciuto e che quindi e che lo vende e che quindi gli permette di fare carriera, gli permette di guadagnare di più. Beh, è in scadenza che nel 2024, sono due anni. Sì, sono due anni. Se arriva un'offerta importante per Leao, la prendi in considerazione. Sto dicendo, a me non piacciono questi calciatori che non hanno riconoscenza verso la società. Cioè, se io società, allora, prendo il caso dell'Inter che è già concluso, no, Bremer è stato bravo, Marotta riusciva a portarla a casa, se non sbaglio, per 25-28 milioni. Sì, era una cifra in cui anche 30. Io. Comunque, era quella roba lì. Alla fine il Torino l'ha venduto per 40, ma sembrava che non si riuscisse a fare perché Bremer si era impuntato. Poi la Juventus ha trovato il modo per levare questa impuntatura. Come sempre si trova. Nel solito modo che trova la Juventus. No, no, è un modo legittimo. Questa bulimia, no, questa bulimia economica. Offrire un ingaggio comunque, più elevato. Ma comunque legittimo. Ha trovato il modo per divellere la resistenza, giusto? A me non piace quando appunto... Kakà, mi ricordo il Milan, Kakà. Vi ricordate la scena di Kakà fuori dal Abbaino. Dall'Abbaino, così, tutte balle, erano tutte balle. Lui era stato venduto, lo voleva il Manchester, ci dava, mi sembra, 120 milioni, il Manchester City, dove c'era solo Robinho di forte. Lui non volle andare perché non credeva nel Manchester, grave errore, per andare poi a farsi prendere in giro e andare in crisi di personalità al Madrid e il Milan incassò 70 milioni e perse 50 milioni. Sì. A me non piace quando le società fanno leva sui giocatori che fanno pressione. Se poi arriva a Milano, De Ketelaer, sei contento? Sono contento, ma in generale non mi piace questo atteggiamento. Non mi piace che i giocatori facciano pressione sulle società. Allora, vi devo dire cosa è successo dopo questa telefonata. Sì, però sapevo che eri d'accordo, immaginavo. Ti faccio vedere, torno su un passaggio, perché poi questa domanda va fatta a Paolo Maldini. Adesso bisognerà aspettare il primo settembre, perché ovviamente bisogna aspettare la fine del mercato. Però Maldini, nella famosa intervista alla Gazzetta, in questo passaggio dice: come ho detto a suo tempo, a me piace essere una sorta di garanzia per il milanista. E nelle premesse, in questa intervista, lui dice servono tre acquisti per crescere, per andare a competere anche in Europa, eccetera, eccetera. Il Milan obiettivamente non li sta facendo. Poi vediamo, appunto, dico, aspettiamo il primo settembre, però... Renato Sanchez sembra davvero vicino al Paris Saint-Germain, vedremo quale sarà l'alternativa. E poi dice, io non sono la persona giusta per fare un progetto che non ha un'idea vincente. Ora, non sembra avere, poi magari il Milan vince, però nell'idea vincente, l'idea sembra essere quella, Lapo, ci qualifichiamo ancora in Champions League, manteniamo questo... Però prima fammi fare solo una puntualizzazione, perché sennò non, che si lega a questa. Siccome prima Mimmo, non so mai quando scherza, quando dice sul serio, anche se lo conosco da sempre, però dice il Leeds, cioè rendiamoci conto di chi abbiamo a che fare, il Leeds. Il Leeds, che è una società che fattura 220 milioni di euro l'anno, che ha quadruplicato il suo fatturato e che è nel campionato più visto al mondo. La Premier League è più vista della Champions League. Nel mondo la gente conosce, vede di più, faccio un esempio, Sheffield, Brighton, di quanto possa vedere Bayern, Atletico Madrid, per una somma di motivi che l'UEFA conosce molto bene. Se vai, sì, Luca, è così, è un paradosso, è così, il motivo te lo spiego molto velocemente, ma siccome abbiamo esigenze di tempo, il tuo sguardo, la tua smorfia di disapprovazione, se vuoi poi... Magari proprio Sheffield, Brighton e Paris se ti metto una partita, Bayern, allora Monaco, mettiamola no. Così. Però facciamo se ti una metto... partita del girone della Champions. Non è del tutto magari... vero, perché basta andare a vedere i dati, e quindi non è che dico una cosa perché me la invento, mi sono svegliato io. Semplicemente la Premier League, essendo in onda il sabato e la domenica...
e la UEFA in onda il mercoledì sera. Secondo voi come fa l'UEFA una partita del mercoledì sera a essere vista in Australia, che sono le 3 del mattino, o a Hong Kong, o in Corea, o in altri paesi del mondo, nell'orario che vogliono loro? Diversamente, e quindi sabato e domenica le piazzano a seconda del tipo di mercato. Il mercoledì sera, il martedì sera, adesso lo vedete soltanto. Però, perché 23. La Premier giocano alle 3 di notte. La Premier però gioca a mezzogiorno, sapevo. 2, 4, 6, 8. Sì, e a seconda del mercato vengono il sabato e domenica, che la gente è a casa. Sì. Il mercoledì sera, la Champions League, lo so che è difficile, però il mercoledì sera la gente fa altro. Perché però dimmi sulla Leeds, altre la mattina. Tutto questo è facile, però. Se mi sento dire questa cosa, il Leeds è una società quindi che ha una visibilità e anche un potere di spesa nettamente superiore a quello che era qua. Però il giocatore sembra comunque preferire il Milan. Preferisce, diciamo noi, ce lo raccontiamo noi. Abbiamo fatto delle verifiche in modo del cosiddetto, e poi però vanno da altri. Perché noi ci raccontiamo, faccio un esempio, se vado a vedere i tabloid inglesi, è ancora lì. Tutto questo discorso che lui però vuole il Milan, non lo trovo. Ora, io sicuramente convengo che sia meglio andare al Milan, che è una grande società, rispetto a Leeds, che è un'altra grande società, ma che attualmente chiaramente non ha la potenza di fuoco. Conosci Leeds, so come città. Sai, il Leeds è una realtà che ha vinto giusto qualche coppa. Come città. Ha vinto qualche coppa e qualche scudetto. Bene, ho lavorato lì. Non è che tra Milano e Leeds tutti preferirebbero sia come città, sia come modo di vita, che come palmarès venire al Milan. Tutto quello che vuoi, ma resta il fatto che è una grande... Quindi se tu hai De Ketelaere, che non ti è ancora arrivato, la domanda che tu devi farti è non è perché il Leeds il tuo competitor, ma è la Premier League. È la Premier League che rappresenta un mercato e dunque una visibilità migliore di quanto non sia la Serie A, che è purtroppo un campionato che ogni anno perde punti, dove abbiamo una nazionale che purtroppo non si qualifica ai mondiali da 8 anni, dove abbiamo nessuna squadra che vince niente, tranne la Roma che ha vinto la Conference. Però, punto. E che Mimmo, lui, tra l'altro, punzecchiamo. Ma quando Maldini dice io sono una garanzia, non sono la persona giusta per un progetto vincente, poi sono cambiate quindi le carte strada facendo in tavola, dopo il rinnovo, cos'è cambiato? Guarda, io quando ho ascoltato queste parole, l'ho letta in realtà, mi è venuta come assonanza quella canzone di Gigliola Cinquetti che diceva non tentarmi, non sono una santa, non portarmi nel bosco di sera. Era Gigliola Cinquetti. Non mi risulta. Sì. Era Rosanna Fratello, hai ragione. Era Rosanna Fratello. E sono frasi fatte, ragazzi, ma cosa vuoi che dia? Era stato appena rinnovato, ma io quello che mi sorprende qui è veramente qui è l'intervista dove ma lo sapeva che doveva rinnovare, insomma, era arrivato l'ultimo giorno alle 22:30. mi sorprende la vostra ingenuità, cioè io veramente rimango senza parole, cioè cosa vuoi che dicesse nel tuo immaginario, StefanoDonati.com. Cosa vuoi che dicesse Maldini nell'intervista? Me del Milan non me ne importa niente. Faremo quello che riusciremo però a fare. Però ha ragione Mimmo, perché se alla fine della campagna acquisti non ci fosse questo scatto per poter pensare, ipotizzare di poter vincere la seconda stella e di andare bene in Champions. Se non ci fosse, se si dicesse, cioè finisse domani la campagna acquisti, non sarebbe un mercato insoddisfacente, totalmente contrario a quello che ha detto Maldini, sì, giusto? Giusto. E quindi dovrebbe dare dimissioni. Se ci fosse una continuità, una coerenza, certo. Io voglio vedere questo, quindi ha ragione lui. No, scusatemi. Maldini fa una dichiarazione nella quale lui dice... Se la società prende una direzione, garanzia di fare un mercato e un tipo di spesa chiaramente compatibile con le mercati, però lui dice di non fare la provocazione e basta. E no, se non lo fa? Ho capito, ma sono partiti, lui parla di un discorso complessivo, non di questa stagione e basta. Dice, posso decidere io i giocatori che devono arrivare? Sono io, vi fidate di me, Massara? Il giocatore che abbiamo preso. E poi non glieli prendo. Io ho detto prima, tutto questo minuetto che il Milan ha fatto e che quindi è stato anche controproducente al masochistico è stato quello di rinnovare tardissimo il contratto loro. È arrivato il 1° di luglio praticamente. Ma ci credi veramente che sia questo il motivo di questo? È uno dei motivi. Quando tu perdi, beh certo che non è che ci sono molti altri motivi. Se un giocatore lo perdi è perché arrivi tardi, non perché lei lo stai dicendo, l'Epo. Dopodiché finisco. Dopodiché nel momento in cui Maldini e Massara vedono che loro vogliono prendere un giocatore, ma la dirigenza ne voglia prendere un altro, avete ragione voi. Ma siccome loro dicono, io voglio questo giocatore, dice va bene, se spendi entro tot, va bene.
Ci sono altri nomi oltre De Ketelaere e Renato Sanchez? Allora, adesso vediamo le alternative, però vi devo dire cosa è successo dopo questa call, caro Mimmo. Vai. Quindi qual è il punto della trattativa in questo momento? Andiamo un attimo in pubblicità e ripartiamo da qui, a tra poco, grazie. Allora, rieccoci per l'aggiornamento sulla trattativa De Ketelaere. C'è stata questa telefonata, il Milan ha dato l'ultimatum al Bruges dicendo... Ancora? Ma è il terzo ultimato. Il quinto ultimato, sarà un penultimo. Ma, scusa, ma se fosse stato il famoso penultimo, sarà un penultimo. Ragazzi, però, ma se fosse stata, se fosse è stato Napoleone che tipo alla battaglia del Waterloo, quella del Waterloo. E la dice, vi do l'ultimatum. Guarda che non scherzo, Guarda, entro stasera vi dovete arrendere. Non scherzo, No, allora, poi passa il giorno dopo. Ok, vabbè, ieri ho detto così, ma vi do l'ultimato stasera. Ma che non scherzo stavolta. E cioè, sembra una barzelletta. Mercoledì è il giorno del dentro fuori. Mercoledì. Oh, vabbè. Madonna mia. Quindi ci sono ancora, diciamo, la giornata di domani. Il Milan vuole una risposta dal Bruges. Cresce l'ottimismo nel senso che... probabilmente che il Milan vorrebbe averlo per la quindicesima di serie. Il Milan... alzerà dopo i mondiali, dai. Il discorso bonus e conta di arrivare all'accordo. Il Bruges, la richiesta del Bruges è sempre la stessa, 35 milioni più bonus. Posso fare una domanda tecnica? Ma è vero, viene da ridere, ma è vero che è previsto nel contratto una percentuale sulla rivendita? Questa è una proposta che il Milan ha fatto. Allora, facciamo così, tu sei il Milan, io sono il dirigente del Bruges, mi fai la proposta? Su questa qua? Sono 32 milioni più bonus, e poi c'è una percentuale sulla futura rivendita del giocatore del 10% che corrisponderemo. Perché il Milan rivende i giocatori? Non mi risulta. Ogni tanto? No, non mi risulta. Li perde tutti a zero? Non mi risulta. Avete cambiato strategia? Mi sembra un po' strana come mai avete messo questa clausola adesso. Avete cambiato? Dai, non prendiamoci in giro, che percentuale sulla rivendita? Secondo te il Milan non venderà mai più nessuno. Ma non lo so, ma non me la puoi venire a dire. Ma venderà, no? Ah, sì, ma è una provocazione, che percentuale sulla rivendita. Ma come una provocazione? Da quando c'è Elliot. Piuttosto vanno la cosa che poi può anche essere positivo, però noi li perdiamo a zero, non li rivendiamo i giocatori. Fammi ripetere quello che è successo. Leonardo, tu ti fai prendere in giro dall'aprecherlo, io te lo dico. Ma è così, è un dato di fatto questo. Sei adulto e vaccinato, ti ho avvisato. Sei adulto e vaccinato, ti ho avvisato. Ti ho avvisato. Lui è contento, io non sono contento di avere Ma sì. Allora, come vi dicevo, però, cresce l'ottimismo in casa Milan. Intanto Daniel Maldini dovrebbe andare a giocare alla Spezia e quindi... No, e quindi comunque libererebbe anche una casella, no? Nella rosa. Sì, sì, beh, abbiamo preso anche un ragazzo di 18 anni oggi della Roma, se è per quello. Quindi Mimmo, Milan ottimista, mercoledì è il giorno del dentro fuori. Ultimato. Conta di arrivare tramite un aumento dei bonus al giocatore, la cifra si aggirerà sui 35 milioni. Resta forse, non dico la figura, perché poi conta portare a casa il giocatore. Però Pioli poteva averlo una settimana fa. Che 35 era la richiesta iniziale, era. Esatto. Ecco, solo questo. Esatto, pagavi i tuoi 35 milioni. Tu figurati milioni. Se il Milan avesse, per mille motivi che a me sfuggono in questo momento, avesse messo nel mirino un giocatore, non dico tipo Ronaldo, ma Neymar, per dire, no? Neymar. Diceva, prendiamo nel mirino Neymar, perché fa... Sì, lunga la trattativa. Cioè, se per prendere Duco Tolè, che nessuno, perché nessuno conosceva fino a... Adesso facciamo tutti i fenomeni, ma fino a un mese fa nessuno lo conosceva. Si diceva, prendo Neymar. Cioè. Quanti ultimatum dall'ultimatum andavamo avanti fino a settembre per prendere Neymar? Non lo so io. E poi... Martinelli, non ti fa prendere in giro dalla Polichella. Io non ho ancora capito se Mimmo... scherza, dice sul serio, sì, vabbè, quanto percentuale di scherzo, quanta percentuale di serietà c'è? Sì, De Ketelaere lo si conosce dall'anno scorso meglio, ha fatto una Champions League quest'anno, ha fatto il campionato europeo, è stato uno dei giocatori migliori. Ha fatto un bel gol, ma parlando a Roma, è lì che io l'ho apprezzato. Ma ho capito, tu sei però un attento che guarda tutto. Io parlo del tifoso medio, milanista, interista, napoletano, chiunque. Che dice? Ma io Ketelaere, ma chi è? Siamo al Milan, siamo io e te al Milan. E io e te diciamo, diciamo De Ketelaere, e tu mi rispondi, fai no, perché il tifoso medio...
No, ma lascia stare. Lasciamo stare su chi lo conosce. La società dovrà andare oltre. Il nome. Io sto facendo un altro tipo di ragionamento su un altro piano. Però il tema è un altro. Adesso dobbiamo vedere insieme quali sono le alternative, perché comunque c'è ottimismo, c'è un ultimatum, c'è un giorno che potrebbe essere quello decisivo, mercoledì. Però è anche vero che il Milan nel frattempo deve anche valutare qualcuno al posto del giocatore belga, perché dovesse interrompersi improvvisamente la trattativa, appunto bisogna andare sul su un altro giocatore. Adesso vediamo i nomi. Quello che vi voglio far vedere però è il Milan. Noi, così poi vediamo le alternative, abbiamo ipotizzato l'arrivo di De Ketelaere. E allora questo sarebbe il nuovo Milan. Dobbiamo parlare anche di Renato Sanchez, che invece è sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Oggi ha parlato da un mese, fate vedere la stessa grafica. È lo stesso Galtier, da un mese. Galtier, allenatore del Paris Saint-Germain, oggi ha detto, magari nello spostamento che dobbiamo fare in aereo, nella nostra tournée, quando atterriamo saranno arrivati 4 o 5 giocatori. Così. Chi l'ha detto questo? L'allenatore del Paris Saint-Germain. Tra questi potrebbe esserci Renato Sanchez. Però... Mimmo, parto da te. Sì. Questo Milan dovesse colorarsi di rosso... Quindi ne partono 15. Non so, lui ha detto così, poi vediamo chi parla. Lui ha detto così, sì, ma io... No, invece è interessante, perché secondo me nel momento in cui il Paris Saint-Germain immette sul mercato europeo 8, 9, 10 giocatori, di questi 5, 6, 7 sono giocatori che escono a buon mercato, cioè a condizioni su cui il Paris Saint-Germain si deve sdraiare. Vedete il caso Wijnaldum, che è il più clamoroso, ma non solo. Secondo, possono generare un effetto domino. Cioè se Galtier ritiene, e l'ho ascoltato oggi in conferenza, che a breve arriveranno un paio di giocatori e poi ne arriveranno altri, beh, la rosa bulimica del Paris sarà in parte una rosa che riempirà gli altri campionati, perché in Francia non se li può permettere nessuno, e tra cui anche, secondo me, in parte il campionato italiano. Però scusate, ritorno sulla grafica, se coloriamo di rosso De Ketelaere e non aggiungiamo nessuno, probabilmente il difensore di complemento arriverà. No, ma non accettiamo questa formazione. Cos'è che non accetti? Perché? Non accetto Messia titolare sulla destra. Nella maniera più assoluta. Vuoi mettere Salemakers? No, voglio un altro giocatore forte lì. Però il Milan ti ha fatto capire che... E che colpo solo De Ketelaere? Tutta questa campagna acquisti per prendere De Ketelaere. Scusami, Origi parametro zero. Preso. Adli preso l'anno scorso. La grande campagna acquisti è solo un ragazzo di 21 anni del Bruges. E basta? E magari arriverà un altro giovane a centrocampo. No, che giovane però a centrocampo? A noi ci serve il sostituto di Kessié e uno sulla destra. E no, sì, ma sostituto di Kessié dobbiamo coprire i buchi, dobbiamo coprire. Mica l'ho fatto io il buco di Kessié. Ma scusami, Adli è un giocatore che c'entra può... con Kessié. Farima. Adli, Pobega. Perché c'entra Pobega, stiamo facendo... Stiamo mischiando, come no, dire... No, centrocampisti, la gramigna con la seta. Ma stai scherzando adesso? Kessié con Pobega? Ma scusami... Leonardo, però mi sembra arrivato... No, ieri. Mi sembra arrivato... Hai visto quest'estate come stanno andando le cose? No. Secondo te... Han detto che si c'è... Si fa fatica a mettere insieme 33 per De Ketelaere? Han detto che c'è un budget... Scusami, Han detto che c'è un budget di 50 milioni, 55 più le cessioni. Giusto? Giusto? L'han detto o non l'han detto? L'hanno proprio detto ufficialmente. L'hanno fatto arrivare da chi doveva farlo arrivare, giusto? Sì, era proprio di 55. Poi ognuno mette le sue cifre. 45. Allora diamo le notizie. No, a me risultava 45. Vabbè, però. Comunque, se ne spendono 30... Ci mancano 10 milioni. Con no, 10 milioni. No, 10, ne mancano almeno 15 più le cessioni. E abbiamo ceduto. Le cessioni di chi? Vabbè, Auge, abbiamo fatto a casa 15 milioni. Ma scusa, allora, io voglio... Leonardo, ma no. Abbiamo appena finito di dire che si fa fatica ad aggiungere i bonus e tu parli di milioni come se fossero ma io posso... No, scusa, io penso che facciano fatica a dare soldi cash per i bonus perché siccome hanno quel budget, il budget gli serve per comprare altri giocatori. Sì, nel frattempo... È quello che lo fanno, ma nel frattempo un corno, Milan vende Auge 15 milioni. Prende il premio Scudetto insperato molto superiore al premio dell'anno scorso. Ha rinnovato il contratto con chi? Con Puma, ha preso più del doppio di più del doppio di sponsorizzazione. Scusami, perché ovviamente stiamo parlando di mercato. È appena arrivata una notizia che riguarda un attaccante dell'Inter. Allora, ti prego, ti scongiuro, sappiamo dimmi tutti che chi è in uscita. Ma no, lo sappiamo tutti chi è.
è Pinamonti, però non è Pinamonti. Ma però... Alexis. Ale? No. Oh Madonna, sono mica. E se fosse Correa. L'attaccante in uscita. No, però scusami, a quel punto ti fai scappare di Bale e poi fai uscire un attaccante. Ma guarda. Comunque, adesso ne parliamo. Siamo noi poi dopo, non ti preoccupare. Adesso ne parliamo. Finiamo il discorso Milan. Comunque non va non bene. Mi avete detto, a te non va non bene questa partire formazione. Con Messias titolare, scusa, in Champions, ma stai scherzando. Lapo, questo Milan è da primo posto? E da primi tre posti, poi dopodiché non mi chiedere se è da primo posto, non è perché voglio fare, come diceva appunto Leonardo, non ti fa prendere per me in giro, è un Milan oggi, così com'è, da terzo posto. Ah, ecco, bravo. Cioè dietro Juve-Inter? Sì. O Inter-Juve, certo. Comunque poi ne parliamo. Anche poi se lo può giocare perché ci sono mille cose, però quest'anno la Champions League, ha ragione maggiori aspettative. Ha ragione Lapo sul finale, perché era partito e dice, sì, è da primi tre posti, poi dopo ha specificato e su quello sono d'accordo. Questo Milan, che io vedo, ma come è un fate Milan a sapere come finiscono Inter e Juve la campagna acquisti? Come fate a sapere? Beh, la Juve, no, la Juve deve ancora, la Juve sta correndo, ma l'Inter deve ancora cominciare a vendere e già mi parlano veramente ha fatto apposta l'inciso, era apposta il disinnescatore di Leonardo Martinelli, l'ho messo apposta così. Cosa hai detto? Ad oggi non mi interessa, non mi dire ad interessa, siamo qua il 25 luglio, non siamo mica qui il 25 settembre, il 25 tra luglio poco, mi dici, come ad vedete oggi, dobbiamo parlare anche del nuovo supercolpo a centrocampo della Juve, Monblano, dimmi questo Milan dove arriva. Guarda, io ti dico, è ovvio, in questo momento lo collochiamo terzo se leggiamo l'11 e oltretutto anche poi i ricambi potenziali che abbiamo in testa, è oggettivamente inferiore sulla carta oggi a Juve-Inter, però non siamo in grado, Stefano, di valutare l'effetto magico del Milan, cioè sinceramente io ci sono 3-4 variabili che trovo difficili da valutare. Te ne dico una sola, poi sì. Leonardo sicuramente non sarà d'accordo con me. Però ai miei occhi è una variabile che sposta tantissimo sulla posizione finale, cioè la tenuta difensiva. Noi abbiamo visto un semestre difensiva. Spiego perché. Noi abbiamo visto un semestre assolutamente entusiasmante del blocco Kalulu Tomori. Parlo, diciamo, sì, dopo l'infortunio di Kier, che sinceramente non aveva pronosticato nessuno con questo rendimento, con queste prestazioni, con questo affiatamento, con questo anche campionato vero, con un mediocre alla fine, che no, a parte è anche vero che io Kalulu, quante super partite ha fatto Kalulu, parlo come livello di pressione. Il derby, sì, due derby. No, ne ha fatte una quindicina di partite di grande livello Kalulu. No, ma tu non mi hai ascoltato. No. Kalulu è stato il giocatore rivelazione della stagione. Lui dice a livello di pressione. Io ho detto quante partite di grande pressione ha giocato Kalulu. Tutte le ultime, sei. Sì, più pressione delle ultime sei. Infatti, però vedi Leonardo, neanche mettendo le mani avanti, dicendo che so già che sei in disaccordo, riesci a far finire gli altri, neanche mettendo le mani avanti, me lo dici dopo. Secondo me questa è una variabile importante, perché non è necessariamente vero che chi prende meno gol vince il campionato, però è anche vero che la stabilità difensiva fa tantissimo. Per cui dire, non sto mettendo in discussione quello che ha fatto Kalulu, che è stato assolutamente sorprendente, fantastico, ma oggi Calabria, Kalulu, Tomori, Teo, che è la difesa campione d'Italia, al quale non verrà immesso un paratitolare, perché anche arrivasse Tanganga, che è un buon profilo, sicuramente è un backup. Teo Hernandez ha un backup anni luce da lui. Calabria ha il solito Florenzi. Kier non so dirvi a che livello tornerà. Questo elemento, questo blocco difensivo, per me è una variabile incredibile. Può fare la differenza. Io non so, attenzione, Stefano, giocando 21 partite in tre mesi, ogni tre giorni, Kalulu, che ha iniziato a giocare nel Milan senza le coppe. Allora, voglio sapere perché Mimmo non è d'accordo, poi dobbiamo correre. Dobbiamo farvi vedere le alternative di Ketlar. Se sono magici in difesa, posso vincere il campionato. Ma non sono d'accordo. Dobbiamo farvi vedere le alternative di Ketlar e poi passare all'Inter con questo attaccante che potrebbe uscire. A quel punto però cambierebbero ulteriormente gli scenari. Andiamo un attimo in pubblicità, ripartiamo da qui. Grazie.